In vetta alla classifica a punteggio pieno. I bianconeri sono raggiunti al secondo posto dal Napoli, avversario domenica prossima al Delle Alpi. Un po' di respiro per il Cagliari che col primo punto aggancia Cremonese e Padova. Esperte. Chiaro che siamo in un momento un pochettino particolare perché non ce ne va bene uno, non portiamo a termine per tutta la partita quello che vogliamo fare noi, lo facciamo solo a tratti. La fate diventare in crisi, perché noi abbiamo dei problemi, sì, stiamo cercando di risolverli, però oltre ai nostri problemi ci si mette anche la stampa, la televisione a fare sempre più polemica, e quindi dobbiamo cercare di trovare anche la serenità, però qualcosa c'è. C'è che quella di Napoli è un Inter improbabile, a cominciare dalla nuova maglia a strisce verdi, penalizzata anche dopo 10 minuti dall'uscita per infortunio del rientrante Berti. Bianchi allora decide di varare il 4-4-2 inserendo Festa in difesa e avanzando Roberto Carlos a centrocampo, sulla linea di Ince, Dell'Anno e Bianchi. In attacco l'improvvisato tandem Carbone-Fontolan, ma è il Napoli a fare la partita, con Pizzi e Cruz a ispirare un attacco ben più scoppiettante. Imbriani al 12esimo ha subito la palla del vantaggio, ma Pagliuca si salva di piede. L'Inter risponde in brasiliano con il solito sinistro di Roberto Carlos, bene in diagonale al 16esimo, un po' meno su punizione da 35 metri. Ma è sempre solo suo il piede più pericoloso per taglia la tela, che viene graziato da Benny Carbone, imbarazzatissimo ex, mai pericoloso sotto porta. Più graffiante invece il sinistro di Pizzi, che al 31esimo fa fuori in bello stile Dell'Anno. Mette al centro per il baby Imbriani, che stavolta non può fallire. La squadra di Boskov lievita sull'onda dell'entusiasmo. Imbriani, Buso e Agostini si concedono anche un po' di accademia. Pecchia reclama il rigore per questo intervento di Fresi, mentre Pagliuca, nelle nuove vesti di vendicatore nerazzurro, ingaggia un lungo duello con i raccattapalle ostruzionisti. Molto arrabbiato, perché non è possibile che dei ragazzini di 13-14 anni vengano a prendermi per i fondelli. Il Napoli torna in campo tra gli applausi di un San Paolo gremito come ai bei tempi, ma a gelarlo ci pensa Fontolan dopo appena 40 secondi. Ayala dorme e il tuttofare nerazzurro non sbaglia. Fontolan, come 7 giorni fa col Piacenza, è il più vivo dei suoi e al secondo minuto ritenta il colpaccio. Stop e tiro, ma taglia la tela, vola a chiudere l'angolo. Boskov corre subito ai ripari, toglie Ayala e affida Fontolan a Baldini. Cambio anche per l'Inter, con l'esiliato Ganza a sostituire Bianchi. Ma sono i padroni di casa a ripartire a testa bassa. 15esimo, corta respinta di Pagliuca e Pecchia alza la mira da pochi passi. 16esimo, Pizzi penetra nel vivo dell'area, Tarantino gira a botta sicurissima, ma Pagliuca sventa. 20esimo, tiro cross di Pecchia che Festa salva sulla linea anticipando Agostini. Spingi e spingi, al 21esimo il muro interista cede. La picconata finale è di Buso e l'Inter va di nuovo KO. Per me questi giocatori hanno certa qualità, certa classe. Questo non è classe di Maradona o Careca, però hanno un gruppo che mi pare è molto superiore nel gruppo quando a Napoli ha avuto un ciclo positivo. Alla squadra di Bianchi resta l'ultima mezz'ora per rialzarsi, ma taglia la tela deve intervenire solo una volta, manco a dirlo su punizione di Roberto Carlos. Il resto è imprecisione, nervosismo e incomprensione. E così, mentre il Napoli a quota 10 bussa alle porte del paradiso, per Ottavio Bianchi l'inferno è ormai dietro l'angolo. Bianchi a Milano. Ho chiuso, grazie, ho chiuso.